Dal Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia: Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero. Egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. La figura di Giovanni Battista è al centro del brano di Vangelo che ascolteremo questa seconda domenica di Avvento. Traccio brevemente alcune caratteristiche che emergono dal testo evangelico. Lo stile di vita di Giovanni è uno stile essenziale. Essenziale nel vestire, essenziale nel mangiare, essenziale nel parlare. Dice solo le cose che servono, che aiutano a ritrovare la strada per andare incontro al Signore. È vestito come il profeta Elia, vive come gli asceti del deserto, con un mantello di pelle di cammello e una cintura ai fianchi. Questo era l'abito di tutti i profeti. Anche Giovanni è un profeta. La sua parola è limpida, forte, autorevole, capace di aprire strade, di dare senso e speranza. Nel deserto questa parola risuona ancora più chiaramente, lontana dai luoghi comuni, lontana dalle frasi fatte e dal nostro buon senso umano. Questa parola attrae, questa parola ci spinge incontro al Signore, questa parola ci fa camminare, non ci lascia fermi. Inizia il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. La parola inizio ci fa pensare immediatamente al libro della Genesi, quando viene creato il mondo. E allora è come se ora ci fosse una nuova creazione operata da Gesù, come se ci fosse un mondo nuovo. La novità che porta il Vangelo richiama tre immagini dell'Antico Testamento. Esodo al capitolo 23. L'angelo che Dio manda per accompagnare il popolo verso la terra promessa. Poi Malachia, al capitolo 3, richiama la figura del profeta Elia che dovrà vivere con i figli di Israele il giorno del Signore. E infine Isaia, al capitolo 40, che annuncia al popolo che si trova in esilio un nuovo esodo che lo porterà finalmente alla terra promessa. Questi tre brani ci suggeriscono e ci lasciano intravedere dietro il Battista il profeta Elia e dietro Gesù colui che compie un nuovo esodo e che manifesta la potenza del Signore. Questa novità è una buona notizia, finalmente, dopo tante notizie che ci preoccupano e ci angosciano. Le parole per dirlo sono poche, ma c'è l'essenziale. Gesù è per noi la buona notizia che da sempre aspettiamo. La buona notizia è Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio. È Gesù stesso questa buona notizia, questo evento che porta da parte di Dio il perdono, la consolazione, la vittoria sul male e la pace tanto attesa. E tutto questo è in vista del perdono dei peccati. Per l'Evangelista Marco solo Dio può perdonare i peccati. Ed ecco allora l'intervento di Gesù che è il Figlio di Dio. Giovanni arriva prima, prepara la strada. Dal
battezza e predica la conversione. Gesù che verrà dopo di lui sarà più forte di lui e battezzerà in Spirito Santo. Non si limiterà come lui a battezzare con acqua, ma battezzerà con Spirito Santo. Comunicherà cioè a tutti gli uomini e a tutte le donne la stessa vita di Dio. Giovanni immerge nelle acque del Giordano. Gesù immerge dentro la vita di Dio. E poi si fa riferimento all'immagine del sandalo, che non è propriamente un'immagine solo per descrivere l'umiltà di Giovanni. Nel linguaggio simbolico antico, sciogliere i sandali significava dare un diritto a qualcuno. Negli affari valeva il diritto di prelazione. Se dovevo vendere un campo, ad esempio, per primo poteva comprarlo un mio parente. Se questo parente non lo voleva, in pubblico compiva il gesto di sciogliere il sandalo, per dire che a lui non interessava comprarlo. E questo valeva anche in campo matrimoniale. Le parole di Giovanni il Battista, allora, a questo proposito, dicono che lui non è autorizzato, lui non ha il diritto sulla sposa che è l'umanità. La sposa non è sua, lui non può prendere il posto di Gesù. È a Gesù che spetta l'umanità, alla quale porterà salvezza. La sete di salvezza che abbiamo può estinguerla solo Gesù. È questo che Giovanni grida nel deserto. È a questo grido che accorrono le folle, piene di speranza. E ora vi lascio alcuni spunti di riflessione. Il primo. La buona notizia del Vangelo ci dice che un nuovo inizio è sempre possibile per noi, anche se talvolta a questo cambiamento non crediamo più. Forse siamo bloccati dalla paura, dalle tristezze, dai dolori della vita e non riusciamo ad andare fuori da questa prigione e da questo buio. Anche in questo caso il Vangelo ci ridona vita, ci ridona una parola di consolazione perché anche per noi, con Gesù, è sempre possibile un nuovo inizio. Possiamo sempre scrivere una pagina nuova della nostra vita. Riusciamo a pensare che sia possibile davvero per noi un nuovo inizio? Che cosa ci blocca e ci impedisce di ricominciare? Il secondo spunto. La strada che Giovanni è venuto a preparare e che deve essere raddrizzata ci dice la nostra esigenza a convertirci, cioè a cambiare direzione, a raddrizzare la strada, a raddrizzare il senso della nostra vita. Quando ci accorgiamo che siamo lontani da Dio. In questo cammino ci sostiene la fedeltà dell'amore di Dio, che è la roccia della nostra esistenza, che è il punto fermo, è la solidità della nostra vita. Possiamo reagire in modo diverso di fronte alle difficoltà della vita, al male, alla nostra pigrizia. C'è chi reagisce con violenza, chi si arrabbia andando contro se stesso e gli altri. C'è chi si chiude in se stesso, non ha più slancio, non ha più ideali, si allontana dalla realtà e non vuole più vivere. C'è chi continua a combattere e dice con la sua tenacia che quello per cui lotta vale la pena affrontarlo. E infine c'è la reazione della fede, che vede soprattutto la promessa di Dio, che si impegna, si coinvolge, si converte senza fuggire. Allora il cuore si riempie di speranza e questa speranza ci dà la forza di rialzarci, perché sappiamo che il Signore combatterà con noi e per noi.